Sono ripresi allo Sport Nando Di Leo gli allenamenti delle formazioni di volley della città di Cerignola che lo scorso weekend hanno avuto un trisse di vittorie, rispettivamente la Libera Virtus in trasferta contro il Benevento per 3-2 ed in casa, in serie D donne, la Pallavolo Cerignola sul Bitonto per 3-0 e in serie C uomini la Ibosea Unas con identico punteggio sull'Atletico Pallavolo. Mancava all'appello solamente la fuoricorso Caffè Unas, militante nel campionato di prima divisione maschile, che lo scorso weekend ha osservato un turno di riposo e sarà nuovamente in campo il 21 dicembre prossimo nella delicata trasferta di San Giovanni Rotondo.